ci siamo passati davanti. C'era strano. Oggi penso di aver scelto l'outfit più hipster che potesse esserci. Cioè, per farvi capire, ho questa maglietta che avevo fatto vedere, rubata ovviamente a gente della mia famiglia. Poi questa giacca, anche questa, rubata ad un mio amico. E poi ho queste scarpe qua, tra l'altro con i calzini di Sailor Moon. E ovviamente il tutto accompagnato dalla mia bellissima shopper di Gilmore Girls. Bene, adesso sono pronta per uscire a fare l'hipster. Sono qua con Lore. Siamo a fare gli stalker. Esatto, perché oggi stanno girando il film di Ridley Scott con Adam Driver, Lady Gaga e c'è anche Jared Leto e Al Pacino. E noi abbiamo appena beccato una delle location del set. Esatto. Ci siamo passati davanti. Esatto, perché siamo passati e hanno tirato fuori sto faretto, cioè non faretto, sì, tipo un faro gigante enorme. Per delle luci ed è qua. Vedete dove c'è il camion? Dove c'è il camion, esatto. Stanno scaricando robe per il set. Stiamo scrollando male, adesso ripasseremo. Poi continueremo a passare avanti e indietro. Finché non troveremo qualcosa di più. C'era strano. Ma non ti trovo, ma dov'è che sei preciso? Dove sei di preciso? Dove sei di preciso? Scusa, pronto, dov'è che sei? One eternity later. Siamo qua da troppe ore. E siamo davanti a sto posto. Abbiamo capito che questo è il posto dove gireranno. Cioè, qui dentro stanno allestendo tutto quanto il set. Solo che non sappiamo se gireranno oggi o domani o chissà quando. Esatto. E quindi tipo nel frattempo stiamo aspettando qui come delle gruppi ai concerti. Esatto. Dovrebbero arrivare alle 6:30, no? Esatto. Il problema è che se non arrivano gireranno domani mattina. Quindi noi domani mattina ci svegliamo. Adam Driver, io dico solo una parola, Adam Driver. Panico. Salve, è il giorno dopo e oggi secondo round della ricerca di Adam Driver a Milano. Stamattina io dovevo beccarmi con Lorenzo perché dovevamo andare a cercarlo, solo che io purtroppo avevo delle altre cose da fare e non potevo. E indovinate un po'? Lorenzo ha beccato Adam Driver. Quindi insomma, come sempre, me è una gioia. Però oggi pomeriggio ci riproviamo e vediamo se riusciremo a vederlo in qualche modo. Outfit of the day, il mood hipster è sempre lì. Tanto che oggi fa freddo, ho questa felpa, la felpa di Forks, che vi ho fatto vedere in qualche video fa. Solite scarpe trash. E ovviamente la mia giacca diesel verde, smeraldo. Ci vediamo dopo. Oggi sono con un altro ospite. Salve a tutti. Allora, abbiamo cercato questi maledetti trailer dove dovrebbero avere tutte i camerini e le robe. C'è bordello. Oddio! Lì sopra c'era, la vedete, era una macchina del set. Quindi siamo nella zona giusta. Cioè, sappiamo di essere nella zona giusta, però non troviamo niente. Ci sono solo alcuni camion di tipi che hanno cose per fare cimena. Non so dove andare, letteralmente. Cioè, non so più dove cercarli. O torniamo a Montrapoleone. Là e vedere nell'altra traversa se ne esiste una. Va bene, proviamo. Raga, un'altra macchina! Cioè, arrivati al set che stavano vestendo ieri e in cui in teoria hanno già girato. Però mi sa che non c'è più niente perché non c'è più nessuno. E ci stanno facendo passare, quindi questo mi fa intuire che non ci siamo. Siamo tornati dove eravamo prima, ovvero nel posto dove dovrebbero avere i trailer, ma non potete cogliere la mia intera espressione, ma è molto esatto, triste. Neanche la mia, io sto facendo il broncio, però voi non lo vedete. Cioè, una volta, una che beccassi un attore, un cantante, no, mai. Cioè, ho una maledizione addosso, palesemente. Many tic-tacs later. Allora, dopo un po' di ricerche, abbiamo deciso di tornare in Duomo per vedere se stanno ancora girando qualcosa in galleria o cose così. Noi ci proviamo,
però non esatto tentativi disperatissimi. Io potevo uscire stamattina, io no, vabbè. Siamo in galleria, però mi sa che non c'è proprio niente, cioè abbiamo cannato completamente oggi. Qua erano qua, hanno girato una scena qui, però non c'è niente adesso, che tristezza. Dato che abbiamo bisogno di fortuna, giriamo sul toro. Quante volte? Tre. Uno, due e tre. Ecco l'unico Gucci che vedremo oggi. Ragazzi, che vedevo di che sfiga del mondo. 82 km later. No raga, allora ufficialmente fail, quindi siamo andati al Mac. Per consolarci di questo. Per consolarci. Adam, vorrei mandarti un messaggio perché so che guarderai questo video. Ovviamente, che sei un grande fan di Giulia. Oggi sì. Ci hai fatto soffrire, quindi dovrei farti perdonare. Allora, io ti ho visto di lato e devo dire che mi sono p***o un po'. Però questo però dovrò censurare. Mi è bastato. Questo dovremmo censurarlo, però. Esatto. Niente, mangiamo per dimenticare. Later that same evening. Ok, sono tornata a casa. È stata una giornata lunga. In ogni caso mi è arrivato questo, che era un ordine che ho fatto da Etsy. E niente, volevo aprirlo con voi perché è molto carino. È uno sticker di Bella, preso dal film, quando tipo gli amici la chiamano per dire ehi Bella vieni qua, lei fa vedere il libro, però in questo caso il libro è Twilight. Lo attacco subito sul computer, dove peraltro ho un sacco di altri sticker secondo me molto carini. Adesso ve faccio vedere. Allora, questi li ho presi tutti da Etsy, tranne questo che è lo sticker del logo del mio canale, che ho fatto fare da Sticker Mule. Sono molto di qualità, tra l'altro questo ce l'ho attaccato qua da anni ormai, forse 3 anni, ed è ancora super intatto, non si è rovinato minimamente. Questi altri sticker, questo è bellissimo, ce l'ho anche sul telefono. Eccolo. Questo l'ho preso su Etsy, e poi sempre su Etsy ho preso questo e questo nello stesso shop. Vi lascio nel caso comunque i link di tutto nell'info box. Questa è Hell Woods di Legally Blonde. Questo è Timothée Chalamet con la felpa di Glossier. Non so se avete presente quella sua foto con la felpa rosa. Vabbè, comunque. Era super iconic, doveva averlo. Vabbè, qua Cursed Roberto, sappiamo. E questo invece è uno sticker di Harry Styles. E niente, adesso metteremo Bella. Non so dove metterla sinceramente, però. Forse qua sotto. O qua. Vicino alla mela. La mela vicino alla mela, boh. Qua. Non so, devo pensarci un attimo. Però qui mi sembra il posto migliore. Ok, incollato. Yeah! La cosa che mi fa strano però è che è l'unico sticker che riflette, perché gli altri sono tutti opachi. E questo invece fa il riflesso, vabbè, però è bellino comunque.